ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'imbarazzo. Nel capoluogo di regione tante le iniziative per celebrare la festa della liberazione, un anniversario molto significativo nella storia italiana che commemora la liberazione dell'Italia dal nazifascismo con la fine dell'occupazione nazista e la caduta del fascismo. In città ci sono luoghi significativi che ricordano il sacrificio dei giovani come Piazza Nove Martiri. Ad assistere alla cerimonia anche la nipote di Anteo Alleva, uno dei nove martiri aquilani. Simonetta Caruso, per lei essere qui ha un motivo, un significato ancora più particolare. Perché? Particolare e profondo, che ha origini molto lontane nella mia memoria, perché uno dei più giovani dei nove martiri è mio zio, è il fratello di mia madre, Anteo Alleva, che si è sacrificato per tutti noi insieme a tutti e nove ragazzi. Quindi ogni anno per me è molto importante partecipare e, anche se negli ultimi anni non ho potuto per motivi personali, ma da quest'anno, soprattutto in un momento storico così buio, è importante resistere e dare memoria e dare forza a questo giorno del 25 aprile. Il comune, presente con il sindaco Pierluigi Biondi, ha deposto una corona per lasciare spazio poi alle iniziative dell'AMPI. Da Piazza Nove Martiri è partito anche il giro organizzato dalla FIAB, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, una pedalata di 30 km in alcuni luoghi dove si sono consumati gli eccidi ad opera dei nazisti. È la festa della liberazione, per noi la bicicletta è simbolo di libertà, perché abbiamo fondato questa associazione nazionale della sede locale all'Aquila FIAB. Lo scopo dell'associazione è quello di promuovere l'uso della bicicletta per la mobilità urbana e per il cicloturismo, quindi per rendere i nostri spostamenti più indipendenti dall'auto privata, quindi più liberi, nel senso più accessibili a tutti per non solo gli spostamenti ma anche per l'uso dello spazio pubblico. E quindi ci è sembrato opportuno anche partecipare a questa celebrazione nazionale. Chiaramente faremo un percorso che riguarda le ricorrenza chiaramente della giornata, quindi andremo sui luoghi di alcuni eccidi che sono avvenuti alla fine della Seconda Guerra Mondiale, andremo ad Onna, Paganica e faremo un giro di circa 30 km partendo qui da Piazza Nove Martiri. Anche alla Villa Comunale la cerimonia organizzata dalla Prefettura con le autorità civili, militari e religiose e gli schieramenti disposti nel piazzale della Villa con la lettura dei vari messaggi, compreso quello del Presidente della Repubblica.